Ciao amici, vi do il benvenuto al nuovo capitolo di Chrono Trigger. Questa è la settima parte dell'avventura e, se vi ricordate, nello scorso video avevamo questa strana creatura da affrontare, da scoprire che cosa fosse, perché comunque insomma era un pochino misteriosa. Quindi nel frattempo recupero quelli che possano essere i punti che mi mancavano e vediamo di che si tratta. Ah, va bene, niente di eccezionale, è semplicemente un mostro così a schermo. Pensavo peggio, mi aspettavo magari qualcosa o comunque qualcuno con cui poter interagire, invece è semplicemente un nemico da sconfiggere. Allora, siamo nel futuro e abbiamo incontrato alcuni superstiti all'interno di quelle che sembrano essere delle cupole tecnologiche, che poi potrebbero essere magari le città di delle versioni futuristiche delle città di questo mondo. Comunque c'è da dire che sono tutti quanti abbastanza tristi e poco propensi alla felicità. Il mostro, con la scusa che era un mostro casuale, uno come i tanti, era abbastanza ostico, ma l'abbiamo sconfitto. E un altro, di nuovo, dai. Attacca, dai su. Niente, ha paura di noi, ha capito con chi ha avuto a che fare, qual era il rischio che stava per correre. Comunque qui siamo fuori, sembra veramente un mondo post-atomico, questi venti sferzanti e questa desolazione dappertutto, con crateri, sembra essere quasi sulla luna. Questo è la nuova diciamo città, se la vogliamo definire così, il nuovo rifugio. Colori di fondo, questo grigio marrone, sono veramente poco invitanti. Siamo sempre sopravvissuti, la gente viene dal passato, signorina, noi ci spostiamo nel tempo. Questa persona ha attraversato le rovine, ok. Beh, se li attaccate magari ce la fate, ma insomma, non mi sembra una cosa così difficile, i mutanti e i mostri si possono sconfiggere. La gente di questi villaggi mi sembra particolarmente priva di volontà. Ok, questi si trovano sopra un magazzino, un deposito di viveri. Ma non ci scendono perché hanno paura delle guardie robot. Ovviamente ci andremo noi. Monte Morte. Boh, oh, 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 terribile. E vabbè, se questa gente usa questo sistema per rimettersi in forze ma rimane senza cibo, è un po' un controsenso. Comunque, questa dietro le scatole sa tanto di banconista del negozio, appunto. Cosa compriamo? Nulla. Nulla, non ha nulla da venderci per migliorare le nostre difese, quindi al massimo possiamo fare un pochino di shopping per prendere degli oggetti da usare, quindi per recuperare punti ferita, vita, eccetera. Niente, l'ambiente di gioco in questo momento è particolarmente creepy, riesce a essere molto inquietante, molto desolante, trasmette bene queste sensazioni. Dunque,
dunque, ora potremmo scendere nel sotterraneo e quindi scoprire qualcosa o andare avanti e raggiungere le fogne per andare a scoprire cosa si nasconde in questo famigerato Monte Morte, o almeno per vedere che cosa c'è lì. Quindi facciamo un giretto e usciamo di nuovo fuori da questa cupola, da questo rifugio. Le fogne. Beh, devo dirlo, banditi, devo dire Sir Crowley. Il buongiorno immediatamente, non solo qualcuno che ci ha scoperto, ma dei mostri che sono mostri anfibi. Fulmini e bolle esplosive. Un buongiorno non indifferente. Ok, primo combattimento delle fogne eliminato, abbiamo preso un livello, andiamo a scoprire un pochino cosa si nasconde all'interno di questo dungeon. Qui abbiamo dei ranocchi marroni, che vedi qui c'è un ponte, sono sicuro, usciamo subito e non c'è niente, ma è vero. Vabbè sì, il ponte si vede che ci doveva essere più che altro, sarà crollato, sarà caduto in acqua, era una passerella. Seguiamoli, magari scopriamo qualcosa, oppure no, vabbè, andiamo prima dall'altro lato dove ci sono degli altri mostri e un tesoro. I tesori, ottimo modo per finire in trappola, appunto, no? Critico, con un critico il mostro non è morto, cioè, stanno diventando un pochino più grossi, mi sa che quanto prima urge una sessione di farming di livelli per raggiungere le dimensioni dei nostri nuovi nemici. Forza, diamo fuoco, attaccate! Ok. Cosa ci sarà all'interno di quello scrigno, di quel forziere? 600 monete, che male non fanno. Niente, qui non si può andare, dobbiamo solamente scendere. Eh già, in effetti è molto lugubre. Non mi sento per niente tranquillo. Vabbè, chi si sentirebbe tranquilla a gironzolare per delle fogne di una città futuristica popolata piena di mostri? Vabbè, questa è una traduzione sbagliata, c'è un diario su una pagina, cioè c'è un foglio di un diario. Non muovendomi in silenzio riuscirò. Ok. Dobbiamo evitare di fare rumore per non attirare i mostri, l'attenzione dei mostri anfibi. Ok, non dovevamo accarezzare il gattino. Maledetti gattini, sono la disperazione di internet. Cerchiamo di eliminarli. Che mi resistono ai critici, che mi resistono alle mosse combinate, non è un
piacere. Vuol dire che siamo decisamente scarsetti come livello. Vabbè, qui le lattine, i cestini, cioè questi li evitiamo, dai. Formaggio. La curiosità del prendere il formaggio era troppo forte. Quindi praticamente il formaggio ha richiamato il topo che ha fatto rumore e ha fatto arrivare mo. Va bene, scuse. Manca solo il topo. Magari. Che poi è quello che ci ruba. Ci ha rubato le. Come i mossi ci hanno rubato le pozioni in precedenza. Saliti di livello? Ok. Salvataggio. Ah vai. Questa è una stronzata, cioè questo è... Allora, avete appena assistito a quello che in gergo e in termine si chiama metagaming. Metagaming che cosa vuol dire? Vuol dire mettere... utilizzare a favore del gioco delle notizie o delle cose che in gioco non sono. Quindi noi siamo andati a utilizzare il salvataggio. Ma il salvataggio... siccome fa un suono particolare caratteristico, ha attirato i mostri. Questa è una cosa che comunque non dovrebbe esistere, però vabbè. Sorriso di circostanza, andiamo avanti con il gioco. E anche questo combattimento, permettetemi il termine truffa, è finito. Ci conviene recuperare un po' di punti vita perché siamo, non dico scarsetti, però abbiamo subito. Vabbè, facciamo, no vabbè, possiamo ancora continuare, abbiamo punti da dover difendere, fare un po' di economia. Saliamo di nuovo a scala, altri mostri. Vediamo se riusciamo a schivarli questa volta. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ok, sì, dai. Qui invece cosa abbiamo? Si passa? Non so. Qui vicolo cieco. C'è da dire anche che i colori con cui viene realizzato il gioco non aiutano. Quindi capita che per trovare... ecco, lì c'è una cassa. Cioè ci deve essere un sistema per andare avanti. Dicevo, i colori non aiutano perché sono tutti quanti delle tonalità abbastanza scure. Quindi non si riesce a vedere bene. Vediamo, magari sconfiggendo questi si apre un passaggio, succede qualcosa. Carina questa differenziazione che i personaggi quando sono troppo vicini attaccano in modo diverso. Ad esempio Marley ha attaccato dando un colpo di calcio della balestra invece che sparare, e l'ha fatto di nuovo. Queste sono delle piccoli dettagli che rendono il gioco più carino, insomma gratificano mentre ci giochi. Pensare anche che un gioco che ha una bella... un bel po' di anni alle spalle non fa altro che rendere più carino il tutto. Cioè, si apprezza maggiormente l'impegno.
Ok, non è successo nulla, nessun rumore, nessuna apertura, nessuna chiacchiera. Vediamo, però lì c'è un passaggio, non lo so, boh, non mi convince. Ah, ok, era più giù. Bottone. Abbiamo aperto la porta. Forse così riusciamo ad andare avanti. Sempre se riusciamo a uscire di nuovo, ok. Di nuovo giù. Nulla, nessun ponte. Anche qui è tutto vecchio. Va bene. Ah, ok. Risonometria, eh? Altra bella cosa fastidiosa. Comunque, siamo riusciti a passare. Qui ci sono di nuovo i nostri due amici ranocchi. Vabbè. Premi e non premi. Chissà questi chi sono, cioè, ma prima o poi li dovremmo incontrare. Che sono in un punto differente della... Ah, lì siamo, siamo tornati all'ingresso. Rabbioso, che è un equipaggiamento, mi sembra. Rabbioso, eccolo. Contrattacco più 50, ottimo. Lo diamo a Crono al posto del guantone. 17. Vabbè, perdiamo 2 di forza. Non è gravissimo. Però almeno con la scusa del contrattacco abbiamo un attacco quasi sempre. Il 50% è parecchio come media. Qui cosa abbiamo? La sentinella di prima e un'altra creatura non ben definita, che probabilmente è il suo capo. Forse vado ogni forza, sì, boss. Fai cadere un boccone. Ah, ok, è praticamente il boss di questo schema delle fogne. E credo che non ci lascerà andare assolutamente. Ok, iniziamo il combattimento. Schiaccerò. Quanto? No, ci ha fatto un male assurdo. 190 punti di danno quasi fatti in un colpo solo. Ai ai. Fortuna che siamo riusciti a curarci. Ci avrebbe ucciso, chiaramente. Niente, il mostro di per sé non è niente di particolare, a parte quel mega attacco assurdo. Di nuovo. Aspetta, scegli un bersaglio a turno e lo porta a uno. Speriamo di riuscire a... Ecco, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo eliminato giusto in tempo per salvare Marle. A 500 gold, beh, i soldi sono abbastanza. Una cura veloce, velocissima. Ok, siamo a posto. Ok, ora che siamo di nuovo guariti e pronti all'azione, continuiamo ad andare avanti, vediamo che cosa succede. Questo era il boss più o meno. E ora, boh, che ci sarà? Troveremo i due rospiti poco fa?
No, perché sono scappati. Comunque, sembra uno spadone, ma questo già ne avevamo parecchi. Ah, abbiamo attivato un ponte. Ponte che dovrebbe... Sì, un ponte per poter raggiungere più velocemente l'ingresso del livello. Siamo usciti dalle fogne. Siamo... Sembra un'altra isoletta, una penisola nuova. Keeper Dome, la cupola del Keeper dovrebbe essere il custode. Vediamo qui cosa c'è. Terminale di computer, vediamo se accende, che cosa ci dice? Nulla, non funziona. No, no, è guasto, comunque non è attivo. Qui c'è qualcuno. Cos'è quella creatura? Mi manchi così tanto. Non dovete scalare il Monte Morte. Se no, ovviamente al momento allora saprete come fare. Di che parli? No, non li abbiamo ancora visti i due capolavori. Abbiamo uno scienziato pazzo che è quello di cui parlavano prima i sopravvissuti nell'altra cupola. E questa strana creatura non definibile. Per il resto non c'è nulla. Vabbè, abbiamo fatto un po' il giro per niente. Cioè, abbiamo solamente esplorato e fatto un po' di soldi, magari. Questo dovrebbe essere il monte, appunto. Vediamo. Sì, è il Monte Morte, vediamolo un attimo. Non mi sembra sia il caso di andarci. Ecco, difatti, è semplicemente una montagna innevata, chissà cosa troveremo là dentro. Facciamoci la strada indietro, approfittando del fatto di aver attivato il ponte. E evitiamo più combattimenti possibile. E facciamocela di corsa, dai. Così. Dunque, ce l'abbiamo fatta, siamo tornati indenni e incolumi alla nostra precedente base, la Harris Dome, la cupola di Harris. E qui abbiamo l'ingresso per il deposito sotterraneo controllato e protetto dai robot, come ci dicevano i profughi che abitano questa zona. Recuperiamo completamente sia i punti vita che i punti magia. E vediamo di entrare in questo nuovo sotterraneo. Qui magari spero di riuscire ad andare un pochino più avanti, visto che il giro nelle fogne non è stato nulla di utile. Dunque nessuno è mai ritornato da lì. Vabbè, ma noi non siamo nessuno, noi siamo i protagonisti del gioco, quindi noi sconfiggeremo qualunque nemico ci si pari davanti. Noi siamo pronti, scendiamo. Scendiamo, qui abbiamo ennesimo corridoio tutto uguale. Difatti è anche difficile capire dove si deve andare, devo essere sincero. Del passaggio ci serve il codice. Qui è per aprire la porta che si trova a destra dello del monitor. Prendiamo quelle altre scale.
E qui siamo sulle intelaiature, sembra di essere mentre su dei condotti di servizio. Sapete che vi dico? Vi lascio qui. Abbiamo la strada da percorrere, siamo qui, abbiamo la possibilità di vedere lo sfondo, quello che c'è sotto di noi, e lo vedremo nell'ottavo capitolo di Chrono Trigger, sempre su Edizioni Limitate Channel. Ciao a tutti!